Rieccoci studio, sempre argomento Calciopoli nel mirino, mister Scanziani. Luciano Moggi condannato a 5 anni e 4 mesi, quindi i giudici dicono una cupola c'era e Moggi era a capo di questa cupola. Però, come diceva Facchini, le istituzioni cosa hanno fatto? Sono rimaste a guardare? Sono state innocenti? Sono state vittime? Lei cosa ne pensa? Innocenti. Innocenti. Ma è chiaro che adesso è anche Sì. difficile dare un giudizio perché comunque siamo alla sentenza di primo grado, poi ci sarà l'appello, ci sarà il secondo, per cui vediamo quando finisce il tutto Certo. come sarà, perché ormai la nostra giustizia ci ha abituato ad una sentenza di primo grado a essere ribaltata completamente nel secondo, per cui io andrei anche cauto. È chiaro che da quello che è venuto fuori finora sembra che qualcosa sia stato fatto, cioè se io prendo delle schede estere per non farmi intercettare perché non voglio che nessuno mi senta, e il buon senso ti dice che magari tu non vuoi dire cose che tutti possono sentire, insomma, che vuoi fare un po' il furbo, come si dice. Detto questo, io penso che, e ne parlavamo anche prima, a tutti i livelli, in tutte le categorie, chi può intervenire su un comportamento dell'arbitro, su quest'arbitro non voglio più, oppure cerchiamo di indirizzarlo verso, l'hanno fatto. Qualcuno ci è riuscito perché era più potente, qualcuno lo era di meno e non ci è riuscito, però secondo me tutti quelli che potevano, ma ti dico non solo le di Serie A, anche le di B e di C, perché se c'è un arbitro che ti penalizza, dici quest'arbitro io non lo voglio più vedere. Inizia l'allenatore a dirlo. Se la società è forte, fa in modo che questo arbitro non venga più. Se la società non lo è, accetta quello che poi passa il convento, Beh, su insomma, questo è pacifico. Giancarlo, Però lei. è chiaro che se c'è di mezzo un rappresentante della federazione, e cos'è, operava da solo questo, Esatto, non c'è questo. nessuno sopra di lui che vigilava o... Questa è una delle tante Quello sopra di lui è influenze. quello che ha lasciato lì le carte delle prime E se cose, n'è si è tirato andato. dall'altra parte, se n'è andato No, per poi accorgersi, oh, avevo un faldone lì, ma io non mi sicuramente. ricordavo. Le incongruenze sui No, quali i sicuro. legali di Luciano Moggi Si sicuramente giocheranno, sì. presenteranno ricorso. Ha Ricordiamo che ragione. entro 90 giorni i giudici presenteranno le motivazioni di questa Sì. sentenza Poi le e poi da lì leggeremo. tutto l'iter che Leggeremo, porterà il leggeremo tutto. ricorso No, ha dei ragione. legali dei Intanto condannati. Giancarlo. ha ragione Sandro quando con molta prudenza in sostanza invita a tener conto del fatto che si tratta di un giudizio di primo grado, che ce ne sarà, almeno ci sarà un appello, ci sarà poi un'ultima sentenza, quindi aspettiamo. Noi però questo, dobbiamo adesso giudicare questa sentenza, Certo. però ci atteniamo a quella. È vero, è acclarato che ci sono state sicuramente quantomeno omissioni. Cioè, se non addirittura atteggiamenti omertosi, fino a qui non mi spingo. Sulle omissioni sicuramente. C'è stato chi doveva vigilare e non ha vigilato, questo è certo. E il dubbio anche, c'è anche il dubbio che le indagini che hanno portato poi a queste sentenze dicono una cosa un po' grave, voglio dire, la butto lì così, non siano state condotte sempre con il dovuto rigore, la dovuta professionalità. Capisco che sto dicendo una cosa molto, molto Beh, pesante, stai ma voglio sottolineando un po' la leggerezza, la superficialità delle indagini. sì, voglio giustificare. Ecco, forse, non so se parlare, diciamo superficialità, Però oltre non mi Giancarlo, spingerei, perdonami. perché no, voglio solo finire perché se no perdo il filo e magari mi dico una Una cosa certa età. troppo pesante rispetto a quella che in realtà io penso. Ci sono dei passaggi in questa sentenza, in questa inchiesta, sono dei passaggi che non convincono, così come c'erano dei passaggi non convincenti che poi sono emersi in tutta la loro platealità anche nelle sentenze, nelle inchieste della giustizia sportiva. Ora, se per la giustizia sportiva, abbiamo sempre detto, di suo così farraginosa, costretta in tempi Veloce. tanto rapidi a non essere spesso efficiente, se lì si può capire e si può in qualche misura giustificare, Giustificare. ove vi fossero stati atteggiamenti da parte della giustizia ordinaria non del tutto convincenti, questo non potrebbe essere accettabile. Il fatto che, chiudo, come si dice, il PM abbia con soddisfazione
financo esagerata, abbia sottolineato con quella frase, avete visto che non è stata Farsopoli, Capuano, bravo, il fatto che abbia detto non è stata Farsopoli significa che loro stessi temevano di non poter arrivare a una conclusione convincente. Bravissimo Giancarlo, infatti prima di dare la parola a Facchini, volevo proprio mostrarti Francesco il comunicato che ieri, pochi minuti prima della sentenza del processo, questo è quello della Juventus, io prego invece quello di mandare in onda quello della FIGC, bravo. Perché è curioso, io sono rimasto abbastanza attonito. Pilatesco. Pilatesco. Siamo messi d'accordo. La FIGC non commenta, però ha sottolineato Abete, perché è il presidente della FIGC e poi tutto il suo organismo. Sì. Non commenterà la sentenza su Calciopoli attesa stasera, ma lo farà solo dopo aver preso atto delle motivazioni. Mm. Dopo i lavori del Consiglio federale, il presidente Giancarlo Abete ha spiegato la posizione della FIGC parte civile del procedimento. Grande rispetto per le decisioni del Tribunale di Napoli. Questa è la frase principale, è il primo grado di giudizio, che poi avrà un seguito. Sembra Scanziano. È già una sentenza pronuncia di relazione, il resto ci interessa poco, però è come se Abete tenesse ha messo le mani accusato, avanti e mette le mani se avanti le sciacquate dice, in modo pilatesco. Noi faremo ricorso, io l'ho interpretata così, poi magari sbaglio, noi comunque faremo ricorso perché questo è solo il primo grado, quando invece poi la FIGC pochi minuti dopo sarà dichiarata innocente o comunque estranea ai fatti, mettiamola così, dai giudici. Come lo giudichi questo comportamento da parte del, di una credo che il comportamento come dire pilatesco confermi la sostanziale bontà dell'affermazione che ho fatto prima, cioè perché chi è excusatio non petita, bravissimo, accusatio manifesta, dicevano i nostri padri, cioè una scusa che io non ti ho richiesto e che tu mi dai mi fa pensare che tu sia colpevole. Ma perché questo atteggiamento suicida da parte della federazione? Non lo so. Perché sono in difficoltà evidentemente, insomma. Credo che abbiano veramente un grande imbarazzo perché cosa io volevo recuperare due o tre punti. Sì. Quello che dice Alessandro, che naturalmente da uomo di sport straordinario qual è, lui ha sempre, come dire, evitato come la peste, naturalmente. È un cancro del mondo del calcio che parte dai pulcini di 6 anni e arriva fino in Serie A. Non dobbiamo dimenticarci la portata morale, etica, valoriale, di credibilità assurda e molto invasiva che Calciopoli e queste cose di cui parlava Alessandro, questo modo di fare, questo considerare l'arbitro come qualcosa da attirare, ricusare, maltrattare, magari anche sputtanare, nel senso screditare. Questo è un problema culturale gravissimo che Calciopoli ha soltanto evidenziato e di cui probabilmente dovremmo parlare un pochino di più rispetto a quello che tu dici Giancarlo della superficialità delle indagini. Questo è un altro conto, ma non dobbiamo in questo modo tirar giù la credibilità di un processo che è stato fatto a un cancro che è brutto, perché in Italia si vince così, fregando gli altri, pagando l'arbitro, chiudendolo in uno stanzino. Cioè questo è il comportamento che Alessandro ha giustamente denunziato come endemico dalla Lega 2. Questo è frutto della cultura del nostro popolo, che è quello dell'essere, di pensare di essere più furbo di un altro. Mia figlia viene a casa dopo un compito di matematica insufficiente, invece di dire studio, dica meno copia, cerca di essere, di guardare quello che fanno gli altri, cioè da noi vige che chi è più furbo vige che l'autorità non conta niente, bisogna calpestarla o pagarla. E il calcio lo vince chi era più coercitivo nei confronti di Paparesta chiuso nello stanzino. Obiezione. Scusa, dico soltanto una cosa. Obiezione. Ma voi non vi ricordate lo schifo che faceva il tono che noi abbiamo sentito? L'abbiamo sentito tutti, il tono intimidatorio e aggressivo, sopraffacente, volgare di queste telefonate, dove sembrava che questo tipo di comportamento, loro mi hanno detto, loro fanno, tirali di qua, nel dubbio segna, fosse un amministrare la questione da faccendieri, amministrare la questione da faccendieri.
bandieri sulla testa, sopra il capo di milioni di persone che andavano allo stadio e pagavano il biglietto per vedere una farsa. Hai ragione, ma la mia... ti interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità. No, voglio proprio rispondere a questa cosa. Perfetto, però. Di Francesco Facchini, torniamo poi dopo la pubblicità, dicevo, con le reazioni di Inter e Juventus. Ah, la Juve però io... la curo in particolar modo. Va bene, curiamo la Juve dopo la pubblicità, tra poco. Ma non era il suo direttore generale.